Oggi presentiamo questi due ragazzi che vanno a rinforzare uno il reparto d'attacco e l'altro il centrocampo. Iniziamo subito da lui, che è il più piccolo, classe 96, Gennaro Gisonni, proveniente dall'Anusei, squadra sarda, e che è appunto esterno sinistro. E poi invece c'è Antonio Falco, che è classe 94, proveniente dalla Turris e attaccante. Appena ho avuto la chiamata del mister, non ho esitato a dirgli subito di sì, anche se ho avuto altre chiamate. Però so come lavora il mister e so quanto il mister ci tiene al calcio e alla Gelbison, quindi mi aspetto grandi cose da parte sia nostra che dalla società e del mister. Vabbè, anch'io, diciamo, quando ho avuto la chiamata del mister, poi mi ha spiegato un po' la situazione, la società, poi ho avuto modo dopo di incontrare anche il presidente, parlare con lui, diciamo, ho capito subito un po' la società, le persone serie e tutto, e quindi diciamo non ho avuto dubbi su. Conoscevi già Mister Pedro allora? Sì, già conoscevo Mister Pedro, sono stato inizio anno con lui con la Turris, appunto. Gennaro, invece a te cosa ti ha spinto a venire a Lucca, oltre all'amicizia con Mister Pedro? No, perché parlando col mister mi ha parlato della serietà della società, che credono in questo progetto, e quindi mi sono basato molto sulla fiducia del mister, che ha molta fiducia nel mister. Tu hai giocato nel girone sardo lo scorso anno. Quali sono, secondo te, le differenze tra questo girone e questo campano? Il girone campano, secondo me, ci sono più squadre con qualità più tecniche, mentre il girone sardo è più quantità che qualità.